Ma sai che ti dico? Ci sta. Bisogna fare un passo indietro a volte capire e guardare meglio il futuro. Ma bisogna cambiare per capire che bisogna essere come eri prima. Nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Sì, la quattordicesima in due mesi, no, in tre mesi. Sì, ne hanno fatto un casino, ma noi speriamo che ne facciano ancora di più perché ci piace. Ci piace, nostro, uno dei nostri format preferiti, tra l'altro. Vedo l'ora. Lo sapete, al milione di iscritti, Luca andrà a Matrimonio a Prima Vista. Sì! Quindi signori, iscrivetevi al canale perché è ufficiale. A un milione di iscritti Luca si presenta a Matrimonio a Prima Vista. Sì. Perché lui è un uomo che ha voglia di sposarsi, di mettersi finalmente in casa una donna, copulare, mettere su famiglia e soprattutto fare dei soldi su questo canale, perché sai. Ho il commento su YouTube, sì, di figli. Tutte le motivazioni che ha detto Matt ce n'è solo una vera. Commentate qua sotto. Madonna che legne. Ma ti picchi? Volevo andare piano, mi sono fatto malissimo. Che cos'è l'amore? L'amore è quando... Che cos'è l'amore? Quando vai in bagno, che ti scappa forte la cacca e noti che non c'è più la carta igienica e gridiamo, è finita la carta, porta... e lei te la porta senza problemi. Questo è l'amore. Bella metafora. Sì. Nelle cose semplici della quotidianità si vede il vero amore. Non ma i gesti platonici. Le farfalle nello stomaco. Ma vai a casa. Vai all'ospedale con le farfalle nello stomaco. Migliaia di single si sono messi nelle mani di un team di esperti per partecipare all'esperimento più controverso di sempre. Cioè, l'esperimento è far uscire finalmente questi tre. Che italiano sto usando? Non lo so, ma voglio capire dove vuoi arrivare. Mi sono perso. Allora, l'esperimento è far riuscire finalmente questi tre a creare una coppia. È giusto, è italiano. Tre coppie formate dalla scienza si sono sposate. Intravisto. Cosa? Eros. Vedere il sole. Stare sul divano. E guardare anche uno. Occhio. È andato, C'è un posto? Che c'era una tipa con qualcosa? È una ciotola? Ma il boss del paragone. Guarda scritti. Madonna! Esperimento in Russia questo. Mario Abis si è occupato degli aspetti legati al contesto sociale. Oh, lo vedo meglio. Il sociologo riguarda come... Ma cos'è sto capello più corto? Ma l'hanno impagliato. La coppia ideale dovrebbe contenere almeno due terzi di diversità e un terzo di similarità. È un quarto di bucio di culo. È un po' sì. E un nuovo esperto. Hanno fatto finta di prendere uno nuovo. Hanno tolto la barba a quattrini e l'hanno fatto Andrea Favaretto. Favaretto! Proprio lui! Favaretto! Specializzato in programmazione neurolinguistica. Un peaky blinder. Con se stesse e con gli altri. Si pensa che la comunità... Raga, io sono Favaretto. Cioè, se mi mettevo la barba... Cioè, sono proprio Favaretto. Ora devi levartela per essere Favaretto. Sono proprio Favaretto. Devi togliere la barba. La sozia dell'anno senza barba. La formazione delle coppie. Abbiamo visto questa Martina. Un'altra Martina. Fammela vedere, Abis. Un cambiamento come quella che noi proponiamo. Regaliamo delle adenoidi ad Abis, perché cioè non se ne può un più. Vix. Pensavo fosse un raffreddore. Secondo me sarebbe più giusta la pensione. Quest'uomo ha bisogno solo di una cosa. Basta. Di riposarsi. Mi chiamo Martina Manoni, ho 30 anni. Martina Maroni? Due palle questa, non ho già capito. Martina Manoni, ho 30 anni e... Manoni, Ornella. No, è Martina. È Martina, non è. No, scusate. Sono un assistente di volo. Assistente di volo. La prima cosa che ti insegnano è non correre mai, non farti vedere mai agitata e avere sempre il sorriso. E non accendere i motori mentre fai le foto. Direi. Mantenere la calma. Ma cagare nei prati mi sembra sbagliato. Mi sembra eccessivo. Un po' troppo. Manoni dicono comunque. Madonna. No, enormi però. Sai cognome. delle... Un giorno mi sono svegliato e ho detto basta, è ora di riprendersi la vita, di ricominciare a pensare a Martina. Sono uscita, sono andata fuori, mi hanno fatto la multa perché c'era ancora... Ah! Ho detto, oh, cazzarola! Le mie fragilità le tengo nascoste. Il mio essere così tanto fragile lo sanno pochi. Erano tutti. E adesso non più tanto pochi. Brava, qualcuno che capisce che poi alla fine... Cioè, adesso... già piange. Mi chiamo Davide Graceffa. Chi è? È proprio lui, Davide Graceffa. Faccio due lavori. Uno di giorno, e sono, mi occupo di amministrazione e finanza. È una paresi. Granceppa. Non Granceppa. No, Granceffa. Chat. E di sera faccio il PR nei locali. Ah! È un uomo
sono ritornato a fare. Raga, ma lui è l'espansione di Rompietti. Ma è vero, è Rompietti 2.0. Sì. Prima ho avuto due ragazze, dopo diciamo che ne ho cambiate un po'. Ne ha cagate un po'? Sì, tutte le ragazze cagate. Le ragazze quando si approcciava con me diceva no, tanto lui fare della notte ne avrà mille. Allora vabbè, mi diverto con lui una notte e poi basta. Che fai, te ne privi? Poi c'è stato il lockdown. Ho riflettuto anche sul discorso di conoscenza di una persona per un periodo più lungo. E ha capito che voleva sposarsi, cioè proprio da... Il lockdown ha cambiato veramente le persone. Quindi lui con Martina. Ma così? Martina 30 anni, assistente di volo, Gallarate Milano. Davide? 31 anni, responsabile finanziario e PR. No, Lugo di Ravenna. Affinità? 78%. Ma non ha una storia importante, anche perché negli ultimi anni... Sono Jessica, ho 32 anni, vivo a Segrate in provincia di Milano. Nella vita sono un'imprenditrice. Wow, super figo. A tal proposito penso che l'uomo adatto a lei sia Sergio. Perché secondo Sergio, un uomo Sergio, molto sì, profondo sì, e abbastanza Sergione. Madonna, lo sguardo non mi sembra. Da quando ho 4 anni che prometto a mia mamma che a 18 anni sarei andato via di casa. E invece sono ancora qui. E non fanno i mutui. A 18 anni sono partito. Ah, sono andato. Sì. Niente. Poi ero su una spiaggia in Sri Lanka con un tramonto bellissimo. Non avevo nessuno con cui condividere quel momento. La felicità è bella solo se condivisa. Into the wild. In Sri Lanka se ne è accorto. Sì. Di avere una persona con cui finalmente condividere la mia vita. Ma che pacatezza comunque, Sergio, eh? Jessicona, 32 anni, imprenditrice di Segrate Milano. E Sergio, 35 anni, sviluppatore franchising di Milano. Vediamo la loro percentuale. 84%. Ma io non ho capito l'intimità psichica, che cos'è che hanno tutti così alto. Cioè, il fatto di avere pensieri simili? Penso di sì, che hanno gli stessi hobby. Ad esempio, questi due gli piace viaggiare. A me non piace mettermi quel coso lì dentro la gola. Quanto è più bassa la vostra intimità psichica? Manuel, un personaggio interessante. Sono Manuel. Un forte valore per la famiglia. Non è lui. Manuel è quello che usciva fuori dal balcone. È lui. Sono Manuel, ho 36 anni, vengo da Roma e come professione lavoro in una tabaccheria. Si sente. Da baccheria. Non c'ha più sigarette da vendere perché se le fumate. Sia nei momenti belli che brutti. Che? Ha avuto un incidente. E da quel giorno Manuel, che dà più importanza ai valori, invece a pensare a far serate, divertirsi. Diciamo che gli ha messo un attimo la testa sulle spalle. Con affinità, per esempio, con Dalida. Con Dalida. Ha avuto dei punteggi in termini di compatibilità estetica enorme. Cioè sono due fregni in sostanza. Può essere. Sono due figoni. E poi c'è anche un'altra caratteristica che è interessante. Vivono nello stesso quartiere di Roma. Sì, si conoscono. No, hanno avuto culo l'anno scorso con due romani. Hanno detto riproviamoci quest'anno. Niente. Che bello quel cagnolino! No, ho 35 anni e vengo da Roma e faccio la segretaria in una clinica veterinaria. Mazzo. Io i miei sono separati da quando ho circa 19 anni, ma nonostante questo abbiamo un rapporto bellissimo. Mica sono separati con te, tra la separazione di lei più che la mia vita sentimentale, possiamo racchiuderla tante chiacchiere ma pochi fatti. Tutto fumo, niente arrosto. Tutto chiacchiere distintivo. Dalida, 35 anni, segretaria Roma. Manuel, 36 anni, tabaccaio Roma. Guardiamo la loro percentuale. Porco, come ti chiamano? Come 91%. Intimità fisica piena. La comunicazione, i candidati. Davide, ho solo una richiesta da farti. Ed è all'interno di questa cartellina. Fa un po' paura, è semplice. Nuovo, eh. Ma c'era bisogno di cambiare qualcosa. Sì, però. Dai. Siamo lieti di annunciarti che tra 15 giorni verrà celebrato il tuo matrimonio. Oh mio Dio! Intanto si rilassi un po', perché mi sembra non è in punta di poltrone. No, mi siedo sempre qua. Vuol dire che è sempre pronta a reagire, a reagire a qualcosa. Finita, ah no, è che colleghi. Fa più silhouette, no? Se ti siedi così si vede un po' meglio la tua figura. Questi non sa zeccano per un cazzo. Lei se lo mangia, secondo me. Puoi anche sederti comoda. Che cagamento. Ma lasciala sedere come le pare. Siamo lieti di annunciarti che tra 15 giorni verrà celebrato il tuo matrimonio. Ok. Puoi appoggiarti la spalliera se vuoi. Davis, dà fastidio alle persone che si siedono male. Abbiamo capito. Tra 15 giorni verrà celebrato il tuo matrimonio. E tra 15 giorni verrà celebrato il tuo matrimonio. Oh my
Dio! La fai? Siamo accesi. Che carini, però! Per 15 giorni ti sposi, hai capito quello che c'è? Lui sta cambiando idea, forse. Che era più giovane quando si è seduto lui lì. È Frodo, 45 anni. Sì. Mamma si sta risposando, quindi ok. Mi sposo prima di lei. Io già l'adoro. Quindi al celibato un brindisi ci stava, no? Pronostico a occhio. Abbiamo visto le prime tre coppie. Tutto proviamo sciolto. A fare un pronostico a lungo termine. Tutto sciolto. Io dico solo i due romani che rimangono insieme e le altre si sciolgono. Io sono con te. I due romani insieme. La scelta dell'abito. Bello. Io voglio quello, amore, quello lì. Ah, è vero che quando iniziamo il matrimonio... Ha cambiato anche il pass. Ha cambiato anche il pass. Il pass, il green pass. Il green pass. Sei stupenda. Ah. Già. Chi non conosce la paura e nemmeno la vergogna è il re della notte. Ecco. No. No, ma che è? Dai. No, piuttosto mi risposo col cappello, una felpa col cappello. Beh, questo è molto carino. Non mi piacciono tanti colori, però resta molto bello. Beh, diverso rispetto ai soliti. Sì, ma il disegno non mi mica una tenda. Dai, però... No, vabbè, così è quello che apre le porte negli hotel, non mi sì, piace. No, cioè, meglio prima. Vabbè, San Patrizio. No, io sono così. Si riesce a fare un sacco di cose ridendo. Lui è proprio un cazzo di Pierre. Cioè, è il classico... Sono proprio così. Questo mi piace tantissimo, perché è proprio... Sposa. È proprio classico. Più classico rispetto all'altro. Tenda del dentista. Ma è un po' tenda. Questo però è sposa. È lui? Vabbè, la metti in due. Questo abito c'è. Il prossimo giro non mettiamo le mutande verdi, però, quando andiamo a prestare l'abito da sposa. Beh, dai, molto bene. Avrei optato per un super cuore, però, non una spallina. Aggressiva. Sembra una cantiera che usi per fare jogging. Sì, mi piace molto la parte sotto, ma la parte sopra... Madonna mia. Meglio sopra, ma non mi piace. Si può fare questo sopra con sotto di quello di prima? Ma mi sa che è questo. Madonna, sembra un cannellone. Ah. Mi sa che mi sto scoprendo romantica a questo punto, Dai, daglielo che mi fa piangere pure a me. La giacca sta effetto un po'... O bianco o nero. Sono particolare anch'io, estroverso. Ma questo non è estroverso, questo fa proprio cacare. Un applauso. Trovato. Il barbiere di Siviglia. Figaro. O togli i capelli o... Magari... O dice la messa. O pronto per fare singing in Italia da Broadway, cioè. The red carpet. Realizzare che ci si sta per sposare non è facile, ma ancora più difficile è spiegarlo alla famiglia. Vero, il confronto con le family. Con tutte le donne che hai dietro, ma il re della notte lo fai ancora, no? Ma che cazzo devi avere dietro? Ma vai a f***o. Vabbè, ti ricordi quel programma dove mi avevi scritto? Matrimonio a prima vista? Sì. Ecco, sta cosa potrebbero cambiarla. Sai come dovrebbero farla? Con la telecamera dietro lo sposo, bussi, entri in casa e glielo dici subito. Ed è la sorpresa diretta, senza ste cagate seduti che sono preparate. Oddio. Sì. Penso l'hanno preso. Ecco, mi sento un po' in colpa, sono sincera. In questo momento mi sento molto in colpa. Ma è un'amica, io penso che ho paura che... Anch'io, se fosse la mamma. Pensavo che a un certo punto ti fermassi, ecco. Sta invece... cosa male. Io temo di avergli fatto male. Ecco, quello sì. E adesso mi viene da piangere, scusate. No. Mabel. Mi viene glitter. Ciao. Glitter? No, si può dire. Cioè, dove si può dire? Cioè, è brutto. È un top. Tra 10 giorni mi sposo. Oddio. Aspetta. Veramente? Oddio. Se me l'avessi detto prima avrei potuto fare un po' di dieta. Onesta. Questa è una frase onesta, che, cioè, me lo devi dire almeno 10 mesi prima, 10 giorni. Vorrei che tu fossi il mio testimone. Hai visto l'altra cara? L'altra era abbracciata. Pensa a Matt che ti viene a dire: sei il mio testimone. Sai come glielo dico? Olu, vedi che mi sposo. Non è che c'hai tempo di fare da testimone. Così glielo dico. Okay. 2 ore, ma una cosa veloce che non c'ho voglia. Unica cosa, le fedi. Sì, le fedi. E il regalo. Ricordati, se poi tira su un po' di soldi. Perché comunque. Devi farmi il regalo, Il testimone è il regalo. No, questo tira fuori 4. No, tira su un po' di soldi dagli altri. Guarda che non è la colletta il matrimonio. No. Vado dagli altri. Ma perché ci si sposa? Sì, ma te lo fanno loro il regalo. Mica il testimone va dagli altri. Beh, tu ricorda io. Ok. Un po' WhatsApp. Sì. Ma cos'è, un'anguria quella spilla? Sì. Ah, l'anguria. Cosa festavi lei? No, so, assomiglia a qualcosa. Che arrivi in giorno. Cazzo, è un frigo. No, assomiglia a qualcuno, ma non mi viene in mente. Ho fatto un casino.
Ancora? Ma basta, Mabel! Ma me le ha buffate! Chiudete i rubinetti di Mabel! Possiamo dirlo un po', eh? Manuel invece, senza alcuna esitazione, raggiunge sua madre. Geniale, adesso prende un biglietto e lo dà alla madre. Sei invitata. Niente, sto da una sistematina perché... Perché ci sono le telecamere. Tra 10 giorni mi sposo. Come con te? Oh! Spero che sia la donna giusta. Sono felicissima. Comunque Maria Paola fa proprio la tabaccaia. Cioè proprio è vero, sì. Leggi, ma... Leggi a alta voce. Verrà celebrato il tuo matrimonio. Ma la mamma è identica. Sì. Il papà. Ma sono separati. Vabbè, non può andare. Cosa prende? Basta, finita. Marcello. Mi chiamerà, fatta un'edizione di vecchi, per favore. Pazzisco. Non capisco più niente, raga. Old edition, facciamolo. Questo è un appello. Penso di radunarsi oggi tutti in ditta perché i miei lavorano tutti insieme. Gli ho detto che appunto avrei avuto bisogno di loro per fare pubblicità al mio marchio. Ah, vedi, almeno lei ha mentito. Giustificare le telecamere. Ah. Sì, piuttosto senso. Fate sta cagata. Oggi vado a comunicare ai miei amici che mi sposo. Vai Sergio, vai. Tra 10 giorni mi sposo. Tra 10 giorni mi sposo. Tra 10 giorni mi sposo. Volevo dirvelo in un altro modo. Carabina per lui subito. Mi dite sempre di costruire per il futuro, di mettere su radici. E più radici. Sai che hai vissuto a cazzo. Ti stai sposando a cazzo. Ragazzi, c'è sempre l'amico, sì. L'abbiamo trovato. La futura signora Capozzi invece è ancora alle prese con spiegazioni e chiarimenti. Troppi uomini. Sono contento. Ma è molto contento. Beppe. non so che si presenta, chi è davanti. Vabbè, ha un po' paura, giusto, la sua bambina. Dai. Ah, più amore, che carino! E da quando me l'hai detto che c'ho? Ma no! Dai, sta venendo un colpo. Sta venendo un coccolo. Sta facendo riprendere il cuore, tipo. Non capisco queste cose qua, io vorrei capirle, Jessica, vorrei capirle. È un esperimento, adesso vediamo come va, speriamo vediamo, in bene. Vediamo. E basta. Vedi, questa è una reazione vera. Oh. Ma perché lei, perché no, lei ha avuto un'accusa, ha detto che si è portata dietro le telecamere per un'altra cosa. Adesso siamo moderne tutti, quando dei social viene selezionato al computer, viene. Non fa parte della modernità accettare questa cosa qua. Cioè, capisco che un padre possa non accettare il fatto che la figlia con uno che non conosce si sposi. No, fra 10 giorni mi sposo. Ecco, vedi qua anche. Non ci sono le telecamere, sta riprendendo evidentemente lui con. Perché aveva paura che i genitori pestavano qualcuno, mi sa. Ma va, è un gioco. No, stai! No. Sai come siamo con la testa, con la mentalità che abbiamo noi, e tu fai queste cose. Puoi fare le cose, fate da solo. Ti vuoi sposare, ti sposo. Quello... Cazzate. L'hanno presa malissimo. Non vediamo. Dai, qua non porti a cucciotta. Beh, i genitori di lui comunque. L'hanno presa bene, dai. Con due. Guarda, tu da che ti sposavi, poi ti sposi 10 giorni. Se tu non conosci questo, non conosci il giorno da sposi. Esatto. Ma fatela a te loro, va. Non ci crede! E loro! C'è anche gli esperti che ha mandato a fare tutti. Ma mi sa che è la verità. Non ci crede nessuno! Senti, venite qua. Oh, non ci credo. Beviamo. Il padre vuole bene. Ma dice mica lui è già ubriaco. A sto punto. C'è da credere? Sì. Sì, mamma. Sempre così lo devono fare. Ecco, ti è bello! È bello! Ah, dall'altra parte hai detto sì, è vero! All'improvviso, così. Ma che è gita? L'hai farcita! E l'ansia. Tutti i giorni penso a questa cosa. Cosa penserà quando mi guarderà? Ma dormi, amore, però. C'hai delle Madonna borse. Mia. C'ha le borse che fa questa. A casa di Dalila. Ma? Oh! Penso di andare lontano perché tutta qua roba, scarpe, vestiti, non lo so, vabbè. Però, ma che bello è Marcello, adoro. Una brutta persona. Brutta persona, c'è problema. Ci pensa Marcello. Ti hai visto proprio la mano? Sei emozionatissimo. Sei emozionatissimo. Mi avrei messo a sposa io. Dei.
Amico, vedi come sto? Come stai? Ho subito un bottiglio. Che si alza? Il cazzo. Ha portato la buda. Due litri di vino. Io da persona sposata posso capirlo. È il fratello. Però non conoscevo una persona, no? E quindi era il coronamento di un sogno, di un percorso insieme. Quindi diciamo che questa cosa incuriosisce tutti, anche a me. Voglio lasciare mia moglie e provarci. No, Jessica invece, con l'amica di sempre, Silvia, punta tutto sulle arti divinatorie. Dai, tu peschi, io leggo. Ale, le carte. Madonna, i fondi del tè. Decisa. Vai. L'impiccato. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Dai. È brutto. Bellissimo. È brutto. Casa. Veramente? Sì. Casa. Io. Tu casa. Mi casa, e tu casa. È l'incubo di ogni uomo, no? Il suocero. Perché io sarei contro il marito di mia figlia. Perché? Perché? Il suocero. Quindi è giusto che mi odi. Vabbè, è giusto partire così. Può andare solo meglio. E sperare di vincere 5 euro non ha senso. Dici, se vinci a Superenalotto devi stare a vincere. E quindi ora la voglio una figa clamorosa. Non fa una piega il discorso comunque. No, sì, sì. Non deve avere aspettative lei. Sì, lei è più da ambo. Lei si deve accontentare anche di quei 5 euro. Sì, cioè è lui che è un ambo. Secondo te che cosa fa nella vita? Allora, secondo me, se penso a te, ho un lavoro dinamico, comunque simile al tuo. Magari poi nasce un business. Io sto. Abbiamo già fatto la società. Facciamo un business plan, uniamole, facciamo una fusione. Restarming subito. Quando Davide si approccia a una ragazza, i discorsi che gli faccio sono sempre quelli triti e ritriti. Non inciurlirla di chiacchiere. Inciurlirla. Questa cosa che fai tu tutto il giorno. Sì, non li devi vendere. Non deve fare 3 bottiglie, deve solo sposarti. Non dà il tempo al sentimento di saltar fuori. Io comunque godo se l'ultima puntata lui va da lei, da Mabel, e gli fa: è tutta colpa tua. Dovrò un pochino mediare il mio essere indipendente e cercare magari l'aiuto dall'altra parte o chiedergli l'opinione su questo. Dovresti avere un contatto di comunicazione con l'altra persona. Con un'altra persona. Ti sembra così strano, scusa. Allora io mi immagino che è un castello. Oddio, mi immagino. Vorrei un castello. Cioè, volevi il castello? Oddio. Eccolo qua il castello. Il castello principessa. Principessa sul castello. Una persona puntata. Cosa ti spesso il convento? Madonna, raga, ma sto castello è proprio medievale. Cioè, è vecchio. Castello. Beh, che in effetti non ne fanno più come una volta. Non fanno più castelli. Non fanno più castelli.